Buongiorno e benvenuti tutti al Meteo Finanziario a cura di salvoimprota.it. Oggi è mercoledì 28 ottobre 2009. Ieri la seduta si è conclusa con un ribasso di tutte le borse, anche di quelle americane, continuato questo ribasso anche stamattina con quelle asiatiche, tranne Shanghai, che ha messo a segno un timido rimbalzo. Un segnale di ritrovata forza si avrebbe soltanto al di sopra di certi livelli, come per esempio 23.750 per l'indice nostrano. E la partenza negativa di stamattina viene confermata un po' da tutte le borse. Attenzione che però questa fitta pioggerella di vendite potrebbe trovare una inversione nel pomeriggio, perché oggi è mercoledì, di solito il giorno di metà settimana è detto doppia faccia e la tendenza potrebbe invertire. Sui singoli titoli osserviamo che Fiat può tornare fino a 9 euro senza intaccare il trend rialzista, posizionare ordini d'acquisto in area 9,50-9,80 e mettere lo stop a 9 euro. Per quanto riguarda Seat Pagine Gialle, è andata sotto 0,20, si è confermato in chiusura a ridurre la posizione almeno della metà. Telecom invece è osservata speciale, anche se il calo di lunedì potrebbe essere un segnale. Gli analisti forse si aspettano una trimestrale non proprio positiva. Per i più coraggiosi si può andare short in questo momento, posizionando degli stop sopra 1,18-1,19 e posizionando gli acquisti intorno all'euro, intorno a 0,90. Oppure si possono posizionare ordini d'acquisto a questi livelli pensando poi in un'inversione di tendenza. Tiscali si avvicina rapidamente al prezzo post aumento, che dovrebbe essere intorno ai 18 centesimi. Sui cambi invece la tendenza sembra essere ritornata pro dollaro. È chiaro che in questi momenti di incertezza gli operatori si rifugiano nelle valute più forti. Ancora debole l'euro, che rallenta però la sua discesa e potrebbe aver trovato un supporto in area 1,4750-48. Tuttavia rimanere venduti con stop sopra 1,4840. Per quanto riguarda il dollaro neozelandese, anche qui siamo venduti di dollaro neozelandese contro sia l'euro che contro il dollaro. Attenzione però al dato di questa sera che si pronuncerà sui tassi la banca centrale. Per quanto riguarda lo yen, abbiamo atteso un ritorno in area 91, abbiamo comprato e mettiamo lo stop sotto 90 con obiettivo di nuovo 92,50. Saluti a tutti e buon trading da salvoimprota.it.